è un modo per tenere viva la memoria di ciò che è accaduto, è un modo per continuare a lottare. Lei, che le parole le aveva sempre trovate, anche quando ha dovuto sopportare la morte dell'amato nipote Davide sotto il crollo della casa dello studente, ha lasciato senza parole invece un'intera comunità, quella aquilana, che la piange e la ricorda, che non la potrà mai dimenticare, per le sue lotte, per le sue battaglie, per la sua coerenza unita a forza e tenerezza. Antonietta Centofanti se n'è andata a 71 anni a casa sua, forse le è stato fatale un malore. In questi anni, come presidente del comitato dei familiari delle vittime della casa dello studente, si è sempre battuta a viso aperto per ottenere giustizia e verità, senza mai perdere il suo garbo però. Il suo dolore non era solo il suo, come del resto quello degli altri, si è donata sempre con generosità ad una causa comune, collettiva, ha sempre mantenuto vivo il ricordo di chi non c'è più, ha insistito sulla prevenzione, ha intrecciato rapporti con familiari di vittime di altre tragedie. Lei c'era sempre, mai doma. Tantissimi messaggi di cordoglio, Rete 8 ha affidato un ricordo al giornalista Giustino Parisse, che ha condiviso con lei dolore e impegno. L'impegno di Antonietta è stato importante, soprattutto per noi, diciamo, parenti delle vittime, ecco, questo termine che a me non piace molto, ma così ci capiamo. Antonietta però per me non è stato soltanto l'impegno per il Parco della Memoria, nei processi che tutti sappiamo, per me Antonietta è stata soprattutto il silenzio. Sembrava strano, ma quando ci incontravamo, ci guardavamo e lei non parlava e io non parlavo. E perché quando si condivide un dolore le parole sono del tutto superflue. Per me Antonietta resterà questo, resterà, come dire, una stampella al dolore di tutti, e io personalmente ho perso questa stampella. Non era mai eccessiva, lei faceva valere le sue ragioni col ragionamento, salvo qualche volta che qualche alzata di testa l'ha dovuta fare, anche quando c'è stata quella assurda discussione, che non voglio nemmeno ricordarne i termini, sulla realizzazione del Parco della Memoria. E sappiamo, è stato scritto stamattina anche sui social, che lei aveva chiesto di rinviare l'inaugurazione, perché per lei quello spazio doveva essere uno spazio vivo. L'ultima sua intervista, il 6 aprile di quest'anno, la sua ultima battaglia, quella per ottenere un Parco della Memoria in città, una battaglia che ha vinto e che oggi rimane nella memoria, con un luogo finalmente dedicato a chi non c'è più, dove lei, nel giorno dell'anniversario, ha messo e ha fatto mettere dai visitatori delle primule. Voleva che quel luogo fosse aperto a tutti, non un freddo memoriale, ma un luogo di vita, non una cattedrale nel deserto. Sta agli aquilani oggi renderlo vivo quel luogo, per chi non c'è più, e quindi anche per lei, che per averlo si è battuta tanto.